sentivo che lui ispirava una naturale, beh, dico, direi quasi antipatia. Perché aveva questa faccia, questo naso aquilino arcigno, questa faccia da cattivo. Che non andava bene la faccia? No, bella, presente. Presente, faccia, era troppo rigida come faccia, troppo... No, no, giusta. Faccia troppo solida, non ti vedo convinto. No, che no, faccia? Va benissimo. La faccia da stronzo. Famo un'altra, eh? Giocava i personaggi, come dire, di gaglioffi. Dagli la bomba che sono morti! Risparmia il fiato, imbecille. Faceva delle parti da odioso. Un mostro, insomma. Un mostro, un mostro. Certo, era così, questo alto 2 metri, questo severo interlocutore. Mi chiamo Vittorio Gassman. Però era anche molto timido, molto discreto, fragile. Ma io quando rimango solo ho paura. Comincio a parlare da solo, io non so stare solo. Sì, dietro questa corazza di guerriero si nascondeva in realtà una marmotta impaurita. Tutta questa sua sicurezza, spavalderia, provocatorietà, dimostrava insicurezza. Scusa, fammi parlare. Sono Gassman. Era un uomo molto vulnerabile, era assurdo, un uomo di 70 e passa anni, col successo che aveva, venerato, premiato in tutto il mondo, vincitore di Cannes, nomination all'Oscar, insomma qualunque tipo di premio possibile. Bastava una critica negativa per mandarlo in depressione, per distruggerlo. Un gigante timido e insicuro che però nascondeva un uomo fragile e perfino impaurito. Per tutti, Vittorio Gassman era quello che si vedeva sullo schermo, l'italiano cinico, donnaiolo, superficiale, un po' spaccone. Insomma, il personaggio che dagli anni 60 in poi lo ha consacrato tra i grandissimi del cinema italiano. Invece Gassman era tutt'altro. Questa allora è la storia di un Gassman inedito, privato, segreto, che Linda Tugnoli ha raccontato per La Storia Siamo Noi. 3 film di Gassman, 3 pezzi dello spettacolo italiano, I Soliti Ignoti. Sì, che è stato il mio primo film di grande successo e che ha cambiato la mia carriera in un certo senso. Ma insomma, sta attento, qua bisogna decidersi. Lo volete fare lo sgobbo, sì o no? Ci state o non ci state? Il sorpasso? Il sorpasso è un altro che sceglierei e che mi ricorda anche un'età molto gioiosa. Ma come, sta macchina non cure? Ah, vuoi cure? E come no? Già manca accenne questo. Mo te faccio vedere io. Brancaleone. È Brancaleone che era simpatico. Stare attenti. Il mio nome è Brancaleone, da Norcia. Sono le 7 del mattino, Canale Monterano, vicino a Magliana, qui. La foresta di Magliana a Roma, Brancaleone alle crociate. Sul set incontro un signore, a quei tempi giovane, Mario Monicelli. E lui, mi ricordo che mi disse, ecco, uno che mi disse che aveva avuto un grande impatto dal rapporto così di lavorare insieme a un altro attore, era Villaggio con Gassman. Dove fare? Un duello tra Torz, il mio personaggio, e Brancaleone, che era a sciabolate. E io ho capito dalle prime sciabolate, ecco, lui come attore era pericolosissimo. Se ti prendeva un braccio te lo spezzava. Non mi ha fatto niente! Lo Sganassone era molto presente nella sua vita, una cosa... Fece nei Nuovi Mostri, c'è cioè una scena in cui lui fa un cardinale che va in una chiesa di periferia, da questi borgatari romani, questo cardinale che dice a un certo punto: allora cari fedeli, cosa fate se qualcuno viene a casa vostra a rubare? Cosa fate? Uno si alza, un energumeno enorme, fa: andiamo là, io me namo. Lo padre si avvicina al cardinale e fa: andiamo, occupiamo, me namo. Che menamo, che famo questa furia. E quell'attore lì lo rincontrai anni dopo e gli lussò la mandibola per quello schiaffo lì. Oh!
presa, è stata una cosa tremenda, le ha fatte tutti i colori, poi facciamo il gioco con le mani, dava gli schiaffoni, lui era potentissimo, mi ha mandato anche in ospedale, perché mi ha fatto fare il doppio salto mortale, ho detto guarda che io non lo so fare, non ti preoccupare perché ti butto io, e io mi sono inarcato, ho fatto il doppio salto mortale, sono a finire, pam, con la schiena. Io vado a sbattere contro questo leggio e mi entrano tre chiodi nel sedere. Faceva veramente male. Si divertiva a fare un po' male alle persone. All'una pausa, Pierre Gasman è rimasto uno di fronte all'altro. Lui, temperatura insopportabile, vestito da Brancaleone, ecco, con la parrucca e tutto, una cosa impressionante così. Io ero abbastanza, non intimorito, ma incuriosito anche dai motivi per i quali questo poteva almeno togliersi la giacca. Un 40 minuti di silenzio assoluto. A un bel momento gli ho detto, mi scusi, ma lei parla anche? Al che lui è scoppiato in una risata. Ecco, lui aveva una risata straordinaria. È il 1970. Con Brancaleone alle crociate, Gasman torna per la seconda volta a uno dei suoi personaggi più popolari. Da oltre 10 anni Gasman è uno dei divi più gettonati del cinema italiano, che è ancora la seconda industria del paese con i suoi 800 milioni di biglietti venduti ogni anno. La carriera di Vittorio Gasman, tuttavia, è iniziata sotto tutt'altro segno. Lasciata all'Accademia d'Arte Drammatica senza neppure il diploma, inizia subito a mietere trionfi come attore di prosa. In pochissimi anni si fa amare dal pubblico, oltre che per lo straordinario talento, anche per la prorompente fisicità delle sue interpretazioni. Io lo ricordo, io ero ragazzo e andai con mia madre a vedere, mi pare, al Vallo Aquino per Gint. Per Gint era... E scoprì questo gigante arrogante del palcoscenico, bello, atletico, bravo, roboante. De Gasperi assisterà ad una rappresentazione. Una folla da stadio irrompe sulla scena Dioniso. Vittorio Gasman lo impersona con la plasticità della sua figura e la voce dai mutevoli e ricchi registri. A 30 anni Gasman è il più giovane Amleto del teatro italiano, di cui è ormai il divo incontrastato. Qualcuno addirittura parla di una vera e propria gasmania. Fu il primo Amleto giovane, come in realtà poi dovrebbe essere sempre. Quindi questo già fu occasione di... E poi questa grande forza, questa grande tecnica vocale, questa straordinaria presenza scenica. Morire. Dormire. Dormire. Sognare, forse. Ecco il punto. Al cinema, però, è tutta un'altra storia. Al suo esordio, dopo alcune pellicole non proprio indimenticabili, Gasman viene relegato a ruoli di cattivo. Lasciami andare! In Riso amaro, Gasman è Walter, un cattivo da antologia. Paradossalmente, proprio il successo di questo film sembra allontanare per lui la possibilità di ruoli davvero protagonista. Il cinema, insomma, lo ama solo a metà. E lui, da parte sua, risponde dicendo di non amare il cinema e di farlo solo per i soldi. La figlia del colonnello uguale berlina 500. Il ghepardo di Amalfi uguale una bella spider. Neanche Hollywood, che lo accoglie a braccia aperte grazie al suo matrimonio con l'attrice americana Shelley Winters, gli regala il successo cinematografico. L'attore Vittorio Gasman, conclusa la sua fortunata stagione teatrale 1954-55, è partito da Ciampino diretto negli Stati Uniti. Lo chiama a Hollywood un contratto con una grande firma cinematografica americana, in base al quale il giovane attore italiano interpreterà diversi film. Sono oramai lanciato, amici. Ho già girato 3 film. Vado a ruba. Praticamente sono un divo americano. E sto per affrontare la grande prova in sinfonia.
Faccio un grande concertista, come nel mio primo provino, un violinista boemo. E che sa suonare lui? Monicelli, quando l'ha raccolto da Hollywood, dove ha sposato Shelley Winter e faceva delle cose oscene, gli ha fatto fare soliti ignoti e ha capito che aveva bisogno di alcune modifiche. Era un bell'uomo, alto, snello e così, quindi tutto un po' per farlo diventare da borgata, bisognava volgarirlo. Gli ha messo due cotoni al naso, una specie di mordacchia qui, gli ha dato un difetto di direzione. No, io esco! Insomma, Gassman è diventato il numero uno in Italia, in effetti. Mi hanno dato un anno con la condizionale, quindi te saluto e sono. Il regista aveva dovuto ingaggiare una lotta con produttori e distributori per imporre l'attore in un ruolo così insolito. Con quel profilo da condottiero medioevale bofonchiavano e Monicelli cambiò semplicemente il profilo. Vittorio, con la disinvoltura tipica delle sue metamorfosi psicologiche, capovolse l'atteggiamento nei confronti del cinema in generale. Amato, lo riamò. Sì. Aveva fatto una trentina di film, credo, andati abbastanza male, dove faceva, se non il condottiero medievale, dei cattivi, anche con una vocina un po'... I primi film di Vittorio, se ci fate caso, ha una vocina, i primissimi è addirittura doppiato. Taci! Quell'impostore è il nemico della nostra gente. Ho fatto i primi 10 anni della mia professione, ho costruito la mia macchina, ho costruito la mia voce, facevo gli esercizi come un pianista tutti i giorni. La mia natura, quando ero ragazzino, per esempio, era l'opposto, in certo senso lo è tuttora, di questa professione così estroversa. Ecco, io ero un ragazzino molto timido, tranquillo, così. E infatti non ho deciso io di far l'attore, ma l'ha deciso mia madre. Siccome secondo me lei aveva un germe istrionico compresso dentro di sé, ha preso una specie di rivincita postuma, o di vendetta postuma, che mi ha messo in testa di fare il teatro perché lo voleva far lei da ragazzo. E lei, quando io feci la licenza liceale, mi obbligò quasi a iscrivermi all'Accademia d'Arte Drammatica nello stesso tempo in cui frequentavo gli studi di giurisprudenza. Ho dovuto forzare la mia natura vera. Dio l'abbia in pace, non me ne lamento, certo, ma insomma non era forse il mestiere nato per me. Il protagonista dei più grandi successi della commedia italiana, insomma, non si sentiva nato per fare l'attore. Quella voce così inconfondibile non era un dono di natura, ma il frutto di un lavoro su se stesso, implacabile e maniacale. A raccontarlo, lo avete visto, è lo stesso Gassman, nelle tante interviste che negli anni ha concesso, ma lui era così. Per Gassman essere attore significa anche dire verità a volte scomode, scavate a fatica nel proprio intimo. Essere attore, diceva, vuol dire essere un po' prete, un po' prostituta. Ma dove nasce allora il talento di Vittorio Gassman? Quali sono le origini di questo attore così versatile e eccezionale? Il ricordo più forte che ho di mio padre, diceva mio padre, era un giorno che facevamo la doccia insieme e il fatto di sentirmi sotto a questo gigante che mi copriva dall'acqua, era talmente grande che l'acqua non riusciva a raggiungermi perché il corpo che mio padre copriva, come abbracciare questo torace immenso. Ed è una cosa che mi dà molta emozione e che ho ritrovato nel mio rapporto con mio padre, perché mi ricordo che il pomeriggio io ero spesso facevo il, tra virgolette, pisolino con mio padre sul divano e dormivo con la testa sul petto di mio padre, che aveva un petto gigantesco, e questo petto che si alzava e si abbassava era molto simile alla descrizione che mio padre fa di suo padre sotto la doccia. E immagino sia la stessa sensazione che abbia mio figlio quando fa il pisolino con me, essendo anch'io, insomma, un omone. È passato a te lo scettro di padre. Solo tu puoi tenerlo in pugno.
Il rapporto con il figlio maschio è sempre stato molto, molto forte per lui. Molto spesso, soprattutto negli ultimi spettacoli che ha fatto, sia, vabbè, anche a parte la fabulazione, in Di padre in figlio sicuramente, nel Moby Dick, il passaggio del testimone tra il capitano Acab e Ismaele, che era il personaggio che interpretavo io, era molto simile a un rapporto tra un padre che alla fine di una carriera che lascia il testimone a un figlio che fa il suo stesso mestiere. Sei fedele, ragazzo. Come la circonferenza è fedele al centro. Dio ti benedica per sempre. Ma altre interpretazioni in film magari meno personali, tipo Caro papà di Dino Risi. Allora posso andare? No, non ho ancora finito. Te ne andrai quando avrò finito. Non sopporto più che mi tratti in questo modo! Esco quando mi pare e se voglio non torno più! Capito? Questa casa è odiosa! Non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Il rapporto padre-figlio, il tema, diciamo, maschile verticale, con tutte le responsabilità e le ancora, le contraddizioni, le ambiguità che ne seguono, è uno dei temi che mi hanno sempre proprio commosso di più. Se negli ultimi tre film che ho fatto con Risi ci sono dei coprotagonisti, e colgo l'occasione per citare quello che è il coprotagonista di questo film, Stefano Madia, che fa il figlio, e che si trova uno spazio, come usa dirsi, valido, e che secondo me l'ha giocato molto bene. Fino a 18 anni mi hai tenuto in collegio dei preti irlandesi. Beh? Il nuoto, il tennis, lontano dalla realtà. Ho avuto per compagni degli stronzi, vivevo da stronzo fra gli stronzi. Ma hai fatto anche prendere lezioni di ballo. Certo, ti ho dato quello che io non ho avuto. Che credi? All'età tua io ero in montagna a sparare ai tedeschi. Ci avete rotto i coglioni coi partigiani e con la resistenza. Smettila. Siete diventati peggio dei garibaldini. È una retorica che fa schifo. Adesso basta. Guarda che non ti permetto di insultare il mio passato, sai. Il tuo presente fa ancora più schifo del tuo passato. E adesso l'ho fatto apposta! È un film degli anni 70, 80, con Stefano Madia, dove lui fa un grosso riccone, un industrialotto così, e ha il figlio ribelle che diventa brigatista, fai conto. E fra gli obiettivi del suo nucleo c'è questo industrialotto, suo padre, e lui viene gambizzato dal figlio, in poche parole. E c'è un primo piano finale di quel film, di un'intensità, con Vittorio che guarda quattro stanze più là, il figlio che lui sa che è quello mi commosso. Sì, il rapporto con mio nonno, per mio padre, credo che sia stato il trauma iniziale, nel senso che mio nonno è morto quando mio padre aveva 14 anni, era un tedesco, era un ingegnere, era, come del resto gran parte della nostra famiglia, un gigante, ma lui lo era veramente una montagna umana, era un uomo di oltre 2 metri, Erich. Nel libro di mia sorella Paola viene descritto l'arrivo di mio nonno, per chiarificare di chi stiamo parlando, ma è un uomo che è appena laureato in ingegneria dalla Germania con un suo amico, decise adesso ci siamo laureati, dobbiamo fare la cosa più importante della nostra vita, dobbiamo trovare le donne della nostra vita. Dove sono le donne più belle del mondo? Sono in Italia, andiamo in Italia. E a piedi dalla Foresta Nera arrivarono a Genova, attraversando le Alpi a piedi, e per curare le vesciche che avevano sotto i piedi andarono da un medico a Genova, e quel medico era il padre di mia nonna. Vittorio Gassman infatti nasce il 1 settembre 1922 a Genova, che però lascia molto presto per stabilirsi a Roma. Negli anni del liceo coltiva con passione l'amore per la poesia e per la letteratura. Dal padre Eirik, prematuramente scomparso, Gassman impara invece ad amare e praticare lo sport. Beh, mio padre è stato in nazionale di pallacanestro, quindi lo sport in generale, poi è stato schermitore, ha fatto pugilato, insomma è stato un grande sportivo. Il rapporto tra lo sport e lo spettacolo era molto presente nel suo modo di fare teatro, addirittura in bottega, alla sua scuola di teatro di Firenze, c'era un esercizio che obbligava gli attori a recitare facendo rimbalzare una palla e assecondando il ritmo della palla. La musica interviene, vai Paolo. Non era uno dotato di grandissima pazienza, anzi era spesso e volentieri nervoso e anche aggressivo nei confronti dei suoi allievi e anche dei suoi attori. Io non sarò mai Lady Macbeth o Cordelia o un qualunque personaggio della tua fantasia. Hai detto Macbeth,
Macbeth, è proprio una Macbeth. Piena. Macbeth. E io non sarò mai Lady Macbeth. Macbeth. Era molto famoso per lanciare scarpe sugli attori, anche da lunghissima distanza, e data la sua, come dire, il suo passato sportivo come cestista, spesso coglieva il segno e prendeva in fronte l'attore anche dalla platea. Hermes! Hermes che corre con Owens! La palla lanciata da Buddha! Cristo! Cristo! Cristo che picchia la palla! Lutero che corre alla terza base! Ah, morte, Osanna! Vieni con la tua veste di verde dinamite! Libero dalla minaccia! L'occhio inviolato della natura! Questo applauso ci vuole, perché io qui... Gassman non finisce l'Accademia. Alla fine del secondo anno sposa Nora Ricci, sua compagna di corso ed erede di una delle più importanti dinastie teatrali italiane, e parte per Milano, dove debutta sul palcoscenico dell'Odeon. È il luglio 1943. La giovane coppia di attori deve combattere contro stenti e disagi. La guerra divide in due l'Italia e i tre mesi di tournée diventano due anni. Nonostante il repertorio esclusivamente leggero che serve a far dimenticare agli spettatori gli orrori dei bombardamenti, dell'occupazione e dei rastrellamenti, l'attore giovane non tarda a farsi notare. Nel 1945 nasce a Milano Paola, la sua primogenita, ma il matrimonio con Nora è già in crisi. L'unica vera passione di Gassman, in fondo, è il teatro. Per ore ed ore ogni giorno esercita ossessivamente la voce e la memoria, spesso studiando anche di notte. Si acuiscono così le piccole nevrosi di cui soffre e riesplode una malattia che egli si porta dietro dall'infanzia, il sonnambulismo. C'è un albergo a Firenze, il Porta Rossa, che è caratterizzato, credo ci sia ancora, le camere sono ammobiliate con dei mobili del Cinquecento, armadi pesantissimi. Cioè, lui li trasportava di notte da una camera all'altra, faceva dei traslochi. Mia madre aveva un sonno di quelli che non nemmeno le bombe appunto svegliavano, e lei dice che tutte le mattine si svegliava in una camera diversa. Voleva spaventare lei, ma lei era una che non si spaventava, era una donna straordinaria. A un certo punto nella mia vita sono capitata in questo albergo, io avevo 12 anni insieme a mia madre, e la proprietaria è impallidita al nome Gassman, perché no, e mia madre subito ha detto no, ma lei non è il sonnambulo. Ma lo faceva anche perché non andava più d'accordo con lei, faceva anche per rompergli le scatole. L'ho un po' sospettato nel racconto, se non altro, di quando mia madre, lui disse che aveva sognato che mia madre era andata sotto un tram, e allora lui per salvarla le tirava il collo. Manie, oltretutto del tutto irrazionali per un uomo razionale come era Gassman. Lui era un cartesiano puro. Era un igienista, disinfettava sempre le forchette, i coltelli e i bicchieri col limone. Mamma mia. Dunque, la cena nei ristoranti. Si entrava lui vestito da Gassman, l'antipatia di tutto. L'entourage veniva guardato anche con un po' di timore. Si sedeva e cominciava. Sotto banco prendeva il tovagliolo a trafficare con le posate e cominciava, per maniacale, e cominciava a pulire. Ma adesso voi capite che serviva a pulire una forchetta, no? In città che riteneva non sufficientemente pulite a suo modo di vedere, fingeva sempre un male alla mano, quindi quando gli chiedevano la mano diceva scusi le do il dito, c'ho la mano rotta, scusi, dava sempre il dito, il gomito addirittura, apriva i bagni con i gomiti, faceva queste cose qua. Scriveva sempre. E allora a un certo momento andai a vedere e disse ma che stai scrivendo, che cosa scrivi sempre? E disse mi scrivo quello che farò, quello che devo fare, cosa fra. Dico ma perché, che ti frega? E si scriveva quello che avrebbe fatto anche fra sei mesi, fra un anno. Si andava dovunque, lui tirava fuori il foglietto, cosa guardi? E dice guardo quello che sto per fare. No, avevo un foglietto basilare perché avevo preso degli appunti. Di che si tratta? Possiamo sapere di che si tratta? Un po' maniacale, cioè per me le cose avvengono solo se io le ho scritte prima. Poi a volte scrivo cose che non si verificano e a me non importa niente nella sostanza. Mi
mi interessa averlo scritto e io le cancello, è come se fossero esistite. Lui ogni anno a Capodanno mi portava un bigliettino nel quale mi scriveva gli auguri. La nostra è un'amicizia di frontiera. Qualche volta ci incontriamo al confine, entrambi ricchi di solitudine vera, che l'uno all'altro rende caro e affine. Tu ti presenti al Dazio in carovana, con 61 bauli colorati. Io ho un SSR pieno di fogli appuntati, e nessuno dei due paga dogana. Un giorno, Paolo, rifaremo un viaggio con un bagaglio al fine unificato. Tu userai il mio rigore un po' malato, io la fragilità del tuo coraggio. Ti voglio bene, Vittorio. Accanto alla nevrosi e alle tante fragilità ci sono anche naturalmente qualità straordinarie. Non solo il grande talento di attore che tutti conoscono, ma le virtù private di un uomo colto e intelligente, dalla risata indimenticabile, come dice Villaggio, e dalle trovate fulminanti. Io non ho mai conosciuto una persona più leale, più educata e più straordinaria come compagno di lavoro. Aveva una memoria di ferro, faceva delle scommesse. Se lui una pagina di un libro normale, così, la leggeva due volte, scommetteva che la ripeteva da cima a fondo, e lo faceva. L'intelligenza di Gassman era la sua attrattiva maggiore per me, cioè sapevo che si parlava con un uomo di grande intelligenza, di grandi interessi culturali, di grandi letture. Era anche delicato, un attore tenero, tutto era attore, quando è grande attore, grande. Lui aveva una qualità rara che nessuno gli riconosce, ma io, che l'ho vissuto nei momenti più belli, era la persona più divertente in assoluto, più creativa anche, che io abbia mai conosciuto. Hai mai visto come è vestito lui? No, voglio dire, vestito come un messo comunale. Allora, lasciami stare. Eccolo qua, scusa. E una sera siamo stati invitati all'ambasciata italiana a Villa Italia, l'ambasciatore, di cui non mi ricordo il nome, il quale fa una festa per la troupe, ma soprattutto per Great Gassman, per Gassman. E c'era anche il futuro re di Spagna, Giancarlo di Borbone, che, essendo stato educato in Italia, parlava un italiano perfetto. E si parlava, lui ogni tanto sbevazzava. Ladro! Ma che ladro? Ladro! Bene, bene! Mi ha rubato 1000 lire! Ah, no! Che numero si scambia fuori? 1000 lire! E dico, guarda, fai una cosa, c'era una grande scrivania di cristallo, ma enorme, piena di fotografie del Papa, di Franco, dei reali di Spagna, e piena di tanti elefantini. Tutti elefantini d'argento, ma sono stati 500 elefantini, più 40 fotografie. C'era una dietro la scrivania, una sedia di quelle basculanti, sapete, quelle che ci sono negli uffici. E lui fa, mi butto qua, mi dico, stai attento. Lui si butta, non sa che la sedia è basculante, e va, capisce che va all'indietro. E allora si attacca istintivamente, così, mi ricordo, con le mani e le ginocchia, all'astra così, e cade con tutto. Cadendo ha urlato un principe, ha detto, non vi preoccupate, ha detto in italiano, rispondo di tutto, è andato giù. Un mattatore capace di ridere degli altri, ma anche di se stesso. Nel 59, dopo il trionfo dei Soliti Ignoti, la RAI affida a Gassman uno show tutto suo, Il Mattatore, appunto. Gassman trasforma il varietà del sabato sera in un programma che non somiglia a nessun altro. Mette in scena se stesso e la sua biografia di attore, spesso convocando i protagonisti dei fatti narrati a interpretare se stessi. Esibisce le sue manie, le sue idiosincrasie, le sue debolezze, insomma tutta la sua grandezza.
Rallegramenti anche per l'altro meraviglioso premio che ti hanno dato, caro Vittorio. La mappa d'argento, esattamente. D'argento, molto bella, sì. Sì, naturalmente credo di essermela meritata. E molla qua, ma che c'entri tu, vorrei sapere. Ma come ci permette? Ma che davvero ti credi che il premio te l'hanno dato a te? Ma guardami bene. La parrucca sbassata, il naso rifatto, il labbro gonfio, l'accento romanesco, la zeppola. Ma di te, ma che c'è rimasto? Me lo dici? Ma se ci mannavi tu cugina era lo stesso, voglio... Nel suo tono rilevo una nuance di acrimonia. Ma sgancia, cammina. Ma come si permette? Mamma, a gallinaccio, e cammina, va Eschilo. Monicelli richiamò Gassman accanto ad Alberto Sordi per la grande guerra. Vittorio tornò a indossare il parrucchino corto e i tappi di gomma, dimostratisi così efficaci per farlo plebeo e a suo modo simpatico. Mise su un accento milanese di fronte al romanesco di Alberto e costituirono un bel tandem di vigliacconi patetici obbligati dalle circostanze a trasformarsi in eroi. Un leone d'oro a De Laurentiis e Monicelli per la grande guerra e un altro pari merito a Rossellini per il generale della Roma. Ah già, Oreste, sei contento? Di che cosa? Del premio. Quale premio? Del leone. Quale leone? Quello che hanno vinto. Chi è che ha vinto? De Laurentiis. Monicelli. Ah già, Monicelli e De Laurentiis. De Laurentiis e Monicelli. E noi? Noi niente. Andò a Nemes. No, via, dai. Quando sto? Stai a studio 1! Stai a studio 1, ti spaventare! Ah! Studio 1! Chi sei? Come chi sono? Sono Mina. Quando sto? Siamo a studio 1! Tu chi sei? Mina! Quando sto? Stai a studio 1, con me! Chi sei? Sono Mina. Ah, sempre Mina. Se non avessimo parlato tanto fra di noi. E grazie a Dino Risi che Vittorio Gassman può finalmente togliersi la maschera che l'ha aiutato a sfondare nella commedia. Se non esistono. Bruno Cortona, il protagonista di Il Sorpasso, ha la sua faccia. Per molti critici resterà la sua interpretazione migliore. È un ritratto perfetto dell'italiano del boom che cristallizza molte delle caratteristiche che Gassman proporrà nei successivi 20 anni. Se io non fossi così e tuo amore così, no, non parliamoci, se conoscersi è già bello. È una rivista spregiudicato, un po' spaccone, energico e vitale, ma completamente privo di scrupoli. È dividersi un po'. Se noi cercassimo nei silenzi che sai, non rimarrebbero che parole tra noi. Parole inutili, frasi mute, perché conosco troppo di te, tu amore di me. No, non parliamoci, se conoscersi è già perdersi un po'. Non parliamoci. Del resto è anche la stagione d'oro del nostro cinema. Ogni anno si producono più di 300 pellicole e non è pensabile girare un film di successo senza almeno uno dei cosiddetti 5 colonnelli della risata. Gassman non è malizioso come Tognazzi e non è comico quanto Sordi. Non è simpatico come Manfredi, né bello come Mastroianni. Forse però è il più vero di tutti. Una bella fotografia al mostro! Ugo Tognazzi era l'unico attore che mio padre frequentasse volentieri nella vita. Forse perché erano proprio complementari, perché era l'opposto di lui, perché era affascinato da Ugo, perché Ugo faceva tutte cose che lui non sapeva fare, da cucinare a arrivare sul set in ritardo. Credo che Vittorio vedesse sempre questo altro attore come un fratello minore un po' discolo. Mio padre comprò una casa vicino Roma, a Velletri, verso la fine degli anni 50, per mia nonna, una piccola casa di campagna senza pretese. E Ugo venne a trovarlo e diceva: che bello, anch'io vorrei comprare una casa qui. E comprò una casa abbastanza vicino a noi, 3 volte più grande. Allora mio padre, proprio per questo senso di competizione, quando sposò mia madre decise di fare dei lavori di ristrutturazione e casa nostra divenne 4 volte più grande, la casa di Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi, non contento, costruì al lato della casa dove
aveva vissuto fino al momento, un'altra casa quattro volte più grande della nostra, modernissima, con piscina coperta, sauna, eccetera, eccetera. Allora mio padre aggiunse alla nostra il campo da tennis, la piscina, la sauna, il biliardo, il ping pong, e fece scavare una grotta sotterranea con vini che arrivavano dalla Francia. Il problema è che la gente, a parte l'imbarazzo appunto per questa guerra edilizia, che fortunatamente a un certo punto poi si è fermata, anche perché le case sarebbero diventate ingestibili viste le dimensioni. Casa nostra è circa 1400 metri quadrati, ti lascio capire le dimensioni della guerra fino a dove arrivarono. Andavano tutti da Tognazzi, perché da noi si mangiavano uova fritte, da Tognazzi camembert, roba raffinatissima, vini, champagne. Vada via il culo. Lo sciupate la roba! Ciao! Che insisti pure! Ma che te devo fare? Io le spacco i coglioni! Avevano, penso in comune, una ribellione per regole inutili, per regole ipocrite, per la gente ipocrita. Pensate ai mostri. Ignazzi e Gassman hanno interpretato in quel film di Dino Risi dei personaggi clamorosi, persino il primo segno di gayismo. I cazzotti fanno male, fanno male quando si prendono, ma quando uno ha un gioco di tronco come te, beh, insomma. Senti, Gioia, se non ti vuoi sbagliare, stai sempre zitto. Io vengo a casa tua, sì, quando mi pare. Mi offri pranzo, mi fico a letto, faccio i miei comodi. Mi centrerei un po' questa ombreggiatura qui sull'occhio, beh, perché da più forte lo sguardo. La pace sia con voi, fratelli. Senti, io adesso devo andare, è stato bello sentirti, ascoltarti così bonina bonina. Devo andare perché c'ho già le prime riunioni del premio Cerasella, sai, un sacco di cose da fare. E però non c'ho la macchina e io veramente non mi garbo di tornare a casa da sola. Certo. Senti, non ci sarebbe qualcuno di questi ragazzi che mi potrebbe dare un passaggio in macchina? Che orari fanno? Finiscono tardi. So. Senti cosina, vieni qua. Non ti spaventare, non ti mangio mica, sai. A che ora stacchi stasera tu? E poi naturalmente ci sono le donne. Quattro mogli, cinque figli amatissimi e poi tante, tantissime storie d'amore, vere o presunte. Ma ancora una volta l'immagine pubblica non corrisponde affatto alla realtà della vita privata. Se si guarda più in profondità di quello che hanno raccontato i rotocalchi e i cinegiornali, dietro le apparenze del Don Giovanni si nasconde un uomo complesso e tormentato. L'amore. Lei ha bisogno di protezione, le donne spesso chiedono protezione agli uomini. Com'è andata sinora? Ma io, con l'amore? Com'è stato lei innamorato? Dichiaro sempre che bisogna ribaltare questo rapporto, è la donna che deve proteggere l'uomo. Altro che Orfei, molto più pericoloso. Ma a noi non basta il bastone per farci arrestare. Adesso vediamo subito. Ma lei è stato più vittima o più carnefice nei confronti delle donne? Ma né l'una né l'altra, però sicuramente sono stato sempre sedotto, non ho mai sedotto nessuno, sono stato sedotto e al momento giusto anche abbandonato. Abbandonato da Nora Ricci, che dopo 5 anni di matrimonio tempestoso gli restituisce la libertà. E da Shelley Winters, perché ha deciso di lasciare l'America. Clamorosamente abbandonato dall'attrice Anna Maria Ferrero, che dopo aver condiviso molte importanti avventure teatrali, lo lascia all'improvviso per sposare l'attore francese Jean Sorel. E da Annette Stroiberg, che dopo una breve storia se ne torna a Parigi. Più duratura è invece l'unione con Juliette Méniel, fino ad arrivare a Diletta d'Andrea, la compagna definitiva, che sposa nel 1970 e che gli resterà accanto fino alla fine. Papà! Chi è ancora? Sono Paola! Quale Paola? Come quale Paola? Sono tua figlia, no? Non mi riconosci? Quale figlia? Io ne ho molti di figli. La figlia primogenita! Da Shelley Winters, Gassman ha la secondogenita Vittoria, che oggi fa il medico e vive negli Stati Uniti. Da Juliette Méniel, il suo primo figlio maschio, Alessandro. Dall'unione con Diletta d'Andrea, infine, il figlio più piccolo, Jacopo.
noi vorremmo da Proietti, beh, diciamo, un'imitazione di Vittorio Gassman. Lui ha sempre fatte, ma di nascosto a Vittorio. Adesso la deve fare in diretta. Vai pure tranquillo, vai, vai. Sei... A me fa piacere, a me fa piacere. La faccio, la faccio. Vai, vai, Gigi. Così discesi dal cerchio primaio, giù nel secondo, e men loco cinghia e tante più dolor tanto che pugne a guaio, che la O è quasi U, guaio. Era un padre molto ludico, molto, molto giocherellone, insomma. Per quanto riguarda me e Jacopo, molto sportivo. Noi siamo stati non cresciuti, ma in qualche maniera forgiati dallo sport, dall'impegno fisico, in qualche maniera. E adesso? Ah, ma è una sfida allora. Proviamo, su, spingi, dai! Io dico sempre, mio padre forse era negato per fare il padre, però suo malgrado è diventato un grandissimo padre. Un padre grande perché è stato diverso per ognuno di noi. La sua grandissima abilità era quella di farsi trovare sempre nel momento del bisogno, e lo ha sempre fatto con tutti quanti noi. Siamo stati dei figli unici, perché in realtà lo eravamo, perché di madri tutte e quattro diverse, però da lui è derivata l'unione anche con gli altri fratelli. Ci vogliamo bene, ci sentiamo. Vorrei aggiungere a questo gruppo Emanuele Salce, che io ritengo a tutti gli effetti un mio fratello, assolutamente mio fratello. Il mio rapporto con Vittorio nasce da quando io ho circa 2 anni, che è il periodo in cui mia madre si fidanza con lui, poi si sposerà 2 anni dopo, nel 70. Poi non so cosa è successo, ma insomma so che è stata durissima. Parliamo nelle tregue del duello con il rispetto di due antagonisti che si temono, con una profondità di istanze filosofiche che raramente tocco con Alessandro. Sei più solido di lui, gli dico. Sei forte e acuto, certo più attrezzato per la vita. Hai più grinta sul campo da tennis, il tuo servizio non è mai distratto. Che ti frega di avere qualche centimetro di altezza in meno? Guarda a lungo dentro di me e dentro di sé. Si allontana. Vado a studiare. Dopo 5 minuti arriva dalla sua stanza il suono del giradischi bloccato su un volume di qualche grado superiore al normale. Emanuele! È il suo grido di battaglia e scava, un'altra ruga nel reticolato della mia nevrosi. Ma insomma, lui... Sì, me l'ho sempre detto. Che ero più coraggioso, più forte, così. È vero, Emanuele è sempre stato più coraggioso, più forte di me, più concentrato. Ha sempre perso a tennis, com'è, quasi sempre. Forse il fatto che un bambino di 6 anni osasse contrapporsi a lui la vedeva come una cosa di coraggio. La mia era una nevrosi, poi, come dire, innescata da questo rapporto violento. Io sono stato cacciato da 7 scuole, insomma, voglio dire, quando... Ed ero anche il figliolo di Salce, di Gassman. Sai che sei simpatico, ogni tanto mi sei molto simpatico, ogni tanto avrei voglia di strangolarti. Lui mi vede forte, sì, però insomma, vede un avversario forte in un bambino di 6 anni, è una cosa interessante, ecco, insomma. Soprattutto un nemico, ecco, insomma, diceva che ero io che gli avevo dichiarato guerra una volta, mi disse questa cosa. Dice, ma quando? Che guerra? Insomma. Quando avevi 4 anni, a Cortina, e mi hai dato un calcio sugli stinchi. E io te l'ho ridato, e lì ti ho fatto capire che con me non l'avresti avuto vita facile. Ma non me lo diceva da pazzo, e non era un film, era la vita reale, insomma. E lì, insomma... Tu lo sai, no? Fra noi c'è un rapporto abbastanza... c'è una tensione, polemica, però ogni tanto anche dei bei momenti. Abbiamo avuto dei bei momenti, no? Certo. No? Sì, il rapporto tra Emanuele e Salce e mio padre è sempre stato molto, molto... pieno di attriti, però anche di un grande affetto, ed è molto bello il fatto che il loro rapporto si sia consolidato definitivamente, scoperto negli ultimi anni di vita di mio padre. Emanuele in questo senso è stato molto intelligente, generoso e forte, come è descritto qua. A un certo punto, diciamo, della sua vicenda esistenziale, ha scoperto di non avere più 20 anni, a 60 anni. Gli mancava un po' di fiato sulla scena, non faceva più le capriole, e dice, ma che, anch'io so come gli altri, io so Gassman. Ma come, mica so come... Che c'entro io con questi? Cioè. E lì poi si ferma un attimo a pensare, cosa che forse
aveva fatto come pensatore, come intellettuale nel suo lavoro, ma di sé come persona si era soffermato poco, insomma erano più gli altri a pensare a lui, credo, il pubblico, gli amici, i parenti, e lì c'è un turning point, insomma una boa decisiva della sua esistenza, secondo me terribile, ma bella, piena di sofferenze, ma insomma è la sua maturità, è la sua crescita, è un po' tardiva, è un, come una malattia esantematica, fatta invece che a 6 anni, a 60. La depressione dunque è come una malattia esantematica contratta a 60 anni. Ma questa malattia a fase alterna accompagnerà Vittorio Gassman fino alla fine, quasi una resa dei conti con le tante contraddizioni che avevano segnato tutta la sua esistenza. Se per l'uomo Gassman la depressione ha significato un dolore terribile, l'attore invece, ancora una volta, ha saputo farne materia per la sua arte. Quella sofferenza privata si è riversata in interpretazioni memorabili, ad esempio quelle degli ultimi film con Ettore Scola. Ma anche questa pagina Gassman l'ha voluta condividere con il suo pubblico. Per lui, del resto, l'attore non può sottrarsi mai al suo compito di incarnare tutte le passioni, tutte le paure, tutte le debolezze della condizione umana. Non è mai stata la persona che ha di sano equilibrio, di sana... è sempre stato su di giri oppure giù di giri totalmente. Bisogna vedere di non tornare a stare troppo. Cioè, di non lasciare che torni un'euforia che io ho avuto per una trentina d'anni senza interruzione e mi credevo sanissimo e insomma sono divertito, ho fatto di tutto, ho speso la macchina, ma era la preparazione chiara agli affallamenti poi. E quindi bisognosa di protezione, colgo tutte le occasioni, compresa questa gradevolissima, per dire anche a tutti, insomma, proteggetemi. La depressione, ecco, la depressione è stata la sua vera grande malattia. E la depressione è una malattia che poi va... Lui ha avuto una stampella nella vita straordinaria, ha avuto un trionfo, era un bell'uomo, era Gassman, era addirittura Gassman. E per 30 anni, 35 anni è stato Gassman. Quando è venuta a mancare la stampella, lui ha vacillato. In un giorno solo, insomma, lui è stato soverchiato, schiacciato da 200 pensieri, cioè, oddio, ho dei figli, ho delle famiglie, ho le cose, ho la prostata, il mese, non guadagno più, ci sono altri attori che adesso hanno il nome, cioè, boom, tutto in un giorno solo gli è capitato. E non è facile tenere botta a quella roba lì. Infatti, come è ferito una depressione paurosa. Un giorno ero con Gassman qui su questa terrazza di fronte allo zoo e in una gabbia c'era una povera aquila seduta sul ramo di un albero di cemento e Gassman, che era in un periodo molto difficile la sua vita, non stava assolutamente bene, mi disse: quell'aquila sono io, perché anch'io sto ore e ore fermo, seduto su una sedia, a guardare un muro e pochi mesi dopo Gassman morì purtroppo. Accompagnato per molti anni, quindi sì, specialmente quando i personaggi che doveva interpretare non erano molto lontani dal suo carattere, questa, chiamiamola pure tra virgolette, depressione, diventava un lato del personaggio che stava interpretando. Aiutami Adriano. E anzi ha potuto utilizzare proprio quelle altre particolarità della sua personalità che erano
appunto questa fragilità, questa pensosità, questo imbarazzo che spesso aveva. Nonno! Non morire, ti prego. Ci proverò. Ci sono morti come le streghe d'arco, agghiaccianti morti alla Boris Karloff, morti insensibili come un aborto, morti nell'abbandono come la pena capitale, e morti impensabili come Harpo Marx. Harpo Marx, morire Harpo Marx. Le ragazze sulla copertina di Vogue, la mia. Ciò che vorrei è di essere impagliato, come certi uccelli o altre prede venatorie, e che mi si sistemasse in camera da pranzo, o ancora meglio in salotto, con un piccolo sistema di nastri registrati e automatizzati incorporati nel catafalco. Così sarei sicuro di restare in contatto con gli amici se Diletta invita qualcuno. Programma le registrazioni e io ogni tanto posso mettere bocca nella conversazione con le mie frasi preferite. So, ragazzi, occhio alla penna, non siamo qua per divertirci. Oppure fate, tanto siamo tutti in una gabbietta. Mi faceva impazzire l'idea di non poter dire ancora la sua. Quindi devo essere presente, mi dovete impagliare, devo essere lì. Ma erano tutte cose a livello buttate, eccetera. Lui aveva molta paura della morte. Ho paura, la trovo disgustosa, ecco. Mi fa anche orrore, trovo che sia di cattivo gusto. Mi fa anche girare le scatole l'idea che certi oggetti mi sopravviveranno. Non si dovrebbe morire, insomma, è l'unico errore che ha fatto il Padre Eterno. A me piace terminare sempre le conversazioni parlando della morte, perché la si allontana. Io avevo pensato, essendo maniaco, una volta a un epitaffio. Semplice. Vittorio Gassman. Fu attore. Non fu mai impallato. E ultimamente, raggiunta la cosiddetta età della saggezza, ho aggiunto un'altra cosa. Purtroppo, alla fine, impallò se stesso. Ma poi la verità è che in Italia, quando uno muore, poi viene deificato e capita a tutti. Parlando con Gassman mi dicevo, ho capito che qui a questo punto della mia carriera avrei forse bisogno di morire, di un gran funerale. Però non me la sento ancora, non me la sento. Vabbè, vorrei proprio ritirarmi nella mia, se ce la faccio alzarmi, nella mia solitudine. Ecco, magari accompagnatemi finché vado nell'ombra, perché è sempre un bel effetto. Non mi mollate mai, perché questo è sempre il profilo buono. Poi lasciatemi entrare in ombra, piano, che la sigaretta è finita e anche lo spettacolo è finito. Se anche entrate in campo non importa, basta che io vada nel buio, in silhouette. A una certa età andare in silhouette è la cosa più desiderabile che ci sia.